Chi ne è affetto solitamente non ne parla volentieri, riducendo la possibilità per amici e parenti di riconoscere la gravità del problema e di intervenire rapidamente per evitarne il peggioramento. I disturbi del comportamento alimentare sono sempre più diffusi, dicono le statistiche, e ad essere colpita maggiormente è la popolazione giovanile. Lo sanno bene gli esperti della Fondazione DCL, acronimo di Donare, Condividere, Liberare, che a Bisceglie, presso le segherie Mastro Totaro, hanno presentato il progetto Pellicole di Vita, iniziativa rivolta agli studenti delle scuole medie, a cui sarà data la possibilità di interagire con psicologi, educatori e pediatri per un confronto sulle cause dei principali disturbi del comportamento alimentare, dalla bulimia all'anoressia, dall'obesità all'alimentazione incontrollata. Entreremo in tutte le terze classi delle scuole secondarie di primo grado del comune di Bisceglie e parleremo, attraverso la visione di un film all'inizio, delle problematiche in adolescenza sui disturbi del comportamento alimentare, perché in Italia 3 milioni sono i malati di anoressia e bulimia, e di questi 3 milioni 2 milioni hanno una fascia d'età che va dai 15 ai 25 anni, quindi bisogna intervenire prima che la malattia si sviluppi. Si partirà guardando il film Briciole di Ilaria Cirino, a cui seguirà un dibattito tra gli esperti della Fondazione DCL e gli studenti. Nella seconda parte del progetto agli alunni sarà chiesto di indicare il loro punto di vista attraverso la creazione di alcuni cortometraggi, il migliore dei quali sarà premiato da una giuria qualificata il prossimo 15 marzo nella Giornata Nazionale dei Disturbi del Comportamento Alimentare. Madrina della serata di presentazione del progetto la conduttrice Enrica Bonaccorti, da circa 2 anni fortemente interessata al mondo della sana e corretta alimentazione. Credo che sia importantissimo, credo che DCL faccia un ottimo lavoro. Fra l'altro ne sono così convinta perché sono molto in ritardo. Io, con tutti gli anni che ho, sono soltanto circa 2 anni e mezzo che ho capito tutto questo. È stata un'illuminazione, ho capito che avevo sbagliato tutta la vita. E adesso da 2 anni e mezzo do molta attenzione all'alimentazione. È un miracolo, perché quando non si impara fin da piccoli, poi magari si sottovalutano certe cose, così si orecchiano opinioni senza le informazioni. Invece, avendole avute, grazie al mio lavoro, e avendo capito, ecco, allora sono qui anche a fare la testimone in questo momento importante, che è la Giornata Mondiale dell'Alimentazione. Noi siamo quello che mangiamo, il cibo può essere un veleno per il nostro corpo o quello che ci guarisce, fate voi.